Buongiorno a tutti! Oggi parleremo di equazioni e disequazioni irrazionali. Un'equazione irrazionale è un'equazione in cui l'incognita fa parte del radicando del radicale. Quindi per esempio la radice di 3x più 1 uguale 5x-4 rappresenta una equazione irrazionale. Per risolvere delle equazioni irrazionali è necessario preliminarmente ricercare le condizioni di esistenza che abbiamo già definito per quanto riguarda i radicali nella lezione dedicata. In particolare dobbiamo eh, imporre che il radicando debba essere maggiore o uguale di 0 nel caso in cui la radice dove compare l'incognita è una radice di indice pari. E invece, non abbiamo particolari condizioni da imporre se l'indice del radicale dove compare la nostra incognita è un in numero dispari. E seguendo poi le condizioni di esistenza, quello che dobbiamo cercare di fare è ricondurre il problema della, alla soluzione di un'equazione evidentemente razionale. Ossia, dobbiamo far sparire le eh, radici, siano esse di indice pari o indice dispari. Eh, per far questo, dobbiamo isolare il radicale. Se nell'equazione ne esistono più di due, eh, o meglio più di uno, è necessario andare a reiterare lo stesso procedimento più volte. Quindi, isolare il radicale vuol dire ricondurre la nostra equazione irrazionale a un'equazione del tipo radice di A di x uguale a B di x. Una volta che abbiamo eh, isolato il radicale, è possibile elevare all'indice ennesimo sia primo che secondo membro, quindi trasformare questa equazione in un'equazione del tipo Ax uguale bx evidentemente alla n, quindi elevando alla n primo e secondo membro. A questo punto si va a risolvere eh, questa equazione che diventa un'equazione eh, di grado n, evidentemente, ehm, trovare le soluzioni e poi dobbiamo verificare, però, se quelle soluzioni fanno parte del dominio di esistenza che abbiamo preliminarmente individuato, eh, che ovviamente fa parte della nostra equazione irrazionale di partenza. Eh, è opportuno inoltre verificare che le soluzioni eh, facciano parte di questo dominio perché per il semplice fatto che ax alla n uguale bx alla n nel caso in cui n sia un numero pari non è assolutamente equivalente solo e soltanto ad ax uguale B di x. Evidentemente, no? quando si eleva a un indice pari sappiamo che il segno eh, viene perso, sia se il segno è positivo o negativo, elevando a un indice pari, evidentemente restituisce sempre un segno positivo. Quindi, è necessario, una volta che abbiamo trovato le nostre soluzioni dell'equazione dove abbiamo eliminato il radicale, verificare se queste eh, facciano parte effettivamente dell'insieme delle soluzioni dell'equazione di partenza. Per quanto riguarda invece le disequazioni irrazionali è necessario anche in questo caso distinguere alcune, alcuni aspetti. In particolare, in generale, noi abbiamo la radice ennesima di f di x maggiore o minore di g di x. Questa è la tipica diciamo disequazione eh, irrazionale che dobbiamo andare a risolvere. La prima distinzione sicuramente viene fatta ehm, su n, perché a seconda del valore di n cambia completamente eh, la, la procedura da applicare per risolvere le disequazioni irrazionali. Eh, iniziamo andando a vedere un caso, forse quello più semplice, che è il caso in cui g di x, ossia il secondo membro, eh, non è in realtà una funzione di x ma è una costante, una costante k. E quindi studiamo per adesso esclusivamente il caso in cui la radice ennesima di f di x risulta essere maggiore o minore del nostro valore K. Come abbiamo detto, dobbiamo distinguere il caso in cui n è un numero dispari dal caso in cui n è un numero pari. Allora, se n è dispari, andiamo a vedere come si risolve una disequazione irrazionale di questo tipo. Allora, la disequazione razionale radice ennesima di f di x minore di k si trasforma semplicemente andando a elevare alla n primo e secondo membro, quindi risolvendo questa equazione questa disequazione. La radice ennesima di f di x maggiore di k allo stesso modo si trasformerà in F di x maggiore di k alla n elevando alla n sia il primo che il secondo membro. Questo vale sia se k è minore di 0 sia k maggiore di 0. Concetto differente è nel caso in cui noi abbiamo n pari. Allora, se n è pari, che succede? Che la radice ennesima di f di x, minore di k necessita di essere ulteriormente suddivisa come procedura, perché se k è minore di 0, evidentemente la disequazione è impossibile. In quanto ci stiamo chiedendo quando è che una radice di indice pari è minore di un numero negativo. Evidentemente, mai. Se k invece è maggiore di 0, la nostra disequazione irrazionale si risolve andando a risolvere questo sistema in cui f di x deve essere maggiore o uguale di 0, che è la condizione di esistenza del radicale, ed f di x minore di k alla n, che invece è la disequazione trasformata elevando alla potenza ennisima sia il primo che il secondo membro. Vediamo quando è che invece la radice di f radice ennisima di f di x, è maggiore di k Ancora i due casi, k minore di 0 e k maggiore di 0, in questo caso k minore di 0 è possibile come soluzione, ed in particolare è possibile però solo nel caso in cui esiste il radicale, quindi f di x è maggiore o uguale di 0, se k è minore di 0 invece è sufficiente andare a vedere quando è che f di x è maggiore di k alla n. Vediamo il caso più eh, generale, cioè quello di partenza sostanzialmente, quindi abbiamo a che fare con la radice ennesima di f di x minore o maggiore di g di x, anche in questo caso di differenziamo n, quindi n dispari, la radice ennesima di f di x minore di g di x si studia elevando semplicemente alla n primo e secondo membro, esattamente come abbiamo visto prima con la costante, stesso discorso vale per quanto riguarda il caso in cui dobbiamo studiare quando è che è maggiore il, ehm, diciamo il, il nostro radicale rispetto a g di x, basta elevare alla n primo e secondo membro. Con n pari il concetto come abbiamo già visto per la costante è com più complicato indubbiamente perché dobbiamo distinguere se abbiamo radice ennesima di f di x minore di g di x, bisognerà andare a risolvere il sistema costituito da f di x maggiore o uguale di 0, condizione di esistenza del radicale. G di x a quel punto deve essere necessariamente maggiore di 0 per poter essere oh, superiore, eh, ovviamente, al radicale, e poi dobbiamo studiare f di x minore di g di x alla n. Se radice di x Ennesima di f di x invece è maggiore di g di x, il, la, nostro, la nostra disequazione si studia studiando due sistemi. Le cui soluzioni poi dovranno essere unite. In particolare, si bisogna studiare due sistemi perché dobbiamo distinguere il caso in cui g di x è una quantità maggiore o uguale di 0 dal caso in cui g di x è minore di 0. Se g di x è una quantità maggiore o uguale di 0, dovremo andare a vedere quando è che f di x è maggiore. Di g di x alla n, quindi elevare all'ennesima primo e secondo membro. Se invece g di x è minore di 0, affinché la nostra disequazione sia verificata, è sufficiente che essa esista. Ossia è sufficiente che f di x sia maggiore o uguale a 0. Con questo abbiamo anche per quanto riguarda l'equazione le le di equazioni irrazionali, concluso eh, le tecniche diciamo di risoluzione. Eh, nel piattaforma sono diversi esercizi che riguardano sia le equazioni razionali che le equazioni irrazionali e vi invito a svolgerli. E noi mh, ci rivediamo invece nella prossima lezione dove eh, vedremo una parte molto importante della matematica che è quella relativa alle funzioni.